ritenuto opportuno convocare la stampa per tentare, non dobbiamo imporre niente a nessuno, tentare di fare chiarezza sul nodo del tondo Gioelli. Sembra quasi che la politica, invece di affrontare, non voglio fare riferimento né a partiti né a coalizioni, parlo in generale, la politica sembra che stia ponendo attenzione solo al problema del tondo Gioelli, non evidenziando la scelta coraggiosa dell'amministrazione, poi una scelta, mi permetto di dire, obbligata da una strada univoca imposta dal governo pro tempore della regione siciliana, ma sembra quasi una scelta discrezionale operata dall'amministrazione. Allora, credo che sia doveroso fare un passo indietro, innanzitutto perché ho deciso, ovviamente d'intesa con il sindaco, presenziare io questa conferenza stampa, che rispetto anche ad altri colleghi della giunta, 5 anni fa io ero presente con un ruolo diverso, ero presidente del consiglio comunale e ricordo il grande dibattito che vi fu in aula tra sostenitori dell'abbattimento del ponte e chi invece era contrario all'abbattimento e quindi al consolidamento dello stesso. E ricordo perfettamente il non decisionismo dell'amministrazione Stancanelli, quel non decisionismo che ha portato ovviamente l'amministrazione attuale a dover invece prendere una decisione. Può essere anche impopolare, ma voi mi insegnate che chi amministra una città deve anche, anzi soprattutto deve fare gli interessi della città e guardare molto poco a come va l'opinione, guardare molto poco agli umori della politica o della gente. Bene, ricordo a me stesso che nel dicembre del 2011 e in particolar modo la data esatta è il 20 dicembre del 2011, l'assessore ai lavori pubblici pro tempore, l'assessore Sebastiano Arcidiacono, scrisse una nota all'allora sindaco della città Raffaele Stancanelli in ordine all'adeguamento e alla messa in sicurezza, quindi adeguamento e messa in sicurezza del cavalcavia tondo Gioelli, ripercorrendo un po' tutte le fasi, dalla delibera del governo regionale, Dipartimento Protezione Civile, che originariamente stanziava 6.800.000 euro per l'adeguamento, poi successivamente rimodulata con una riduzione delle somme, portando quei 6.800.000 euro a 4.621.588,22. In ordine alla rimodulazione operata dal governo regionale, la giunta guidata dal sindaco pro tempore, dal senatore Raffaele Stancanelli, decise di optare per l'abbattimento del ponte. Decise di optare per l'abbattimento del ponte in quanto non sarebbe stato opportuno, in un momento difficile per le casse della città, reperire 2.200.000 euro che necessitavano in più per il consolidamento della infrastruttura che conosciamo. A quei 2.200.000 euro se ne sarebbero aggiunti altri 2 per l'abbassamento della strada.
Perché? Perché in base alla normativa vigente il ponte del Tondo Gioeni non era, era più basso rispetto all'altezza che oggi viene richiesta dalla normativa. Non era possibile sovraelevare il ponte, allora si poteva intervenire, dopo il relativo consolidamento della stessa opera, all'abbassamento della strada. Quindi occorrevano 2 milioni e 200 mila euro, così come prevedeva la prima delibera del Dipartimento della Protezione Civile, 2 milioni e 200 mila euro in più, quindi 6 milioni circa di euro per il consolidamento. Questi 2 milioni non vi erano, quindi significava che il comune doveva andare a reperire le somme, e ai 2 milioni altri 2 milioni di euro o 2 milioni e mezzo di euro per l'abbassamento della strada. Quindi un'opera che sarebbe costata alle casse del comune di Catania quasi 9 milioni di euro. Allora l'assessore Arcidiacono, quindi l'assessore ai lavori pubblici della giunta Stancanelli, volle scrivere una nota ufficiale invitando l'amministrazione, alla luce di questi costi che l'amministrazione non poteva assolutamente sostenere, a rivedere la propria posizione e quindi di procedere all'abbattimento del ponte, chiedendo di riconfermare la delibera del 2 marzo 2009. Il 2 marzo del 2009 la giunta guidata dall'allora sindaco, senatore avvocato Raffaele Stancanelli, quindi giù delibera del 2 marzo 2009, con quella delibera si decise di abbattere il ponte. Quindi sono dati che non invento, ma sono scritti e riportati nella lettera di un illustre esponente della giunta Stancanelli. La nota conclude così, nota che ovviamente daremo alla stampa perché è un documento ufficiale. La mia personale opinione, che rimetto alla sua valutazione e a quella della giunta municipale, ritenendo improbabile che comunque non immediato il riferimento di tale risorse aggiuntive, è di procedere facendo riferimento alle risorse di cui alla citata nota del Dipartimento regionale della Protezione Civile del 6 dicembre scorso, peraltro ritenute sufficienti all'indifferibile completamento dell'opera, revocando la delibera di giunta municipale del 10 agosto 2011, che invece prevedeva il consolidamento. Ciò al fine di evitare di esporre l'amministrazione comunale al duplice rischio per la pubblica incolumità e alle possibili azioni legali dell'impresa, perché ricordo a me stesso che l'amministrazione precedente, quindi l'amministrazione guidata dal sindaco pro tempore Stancanelli, aveva contratto un debito nei confronti della TOSA, che è la ditta che oggi ha i lavori del Tondo Gioeni, un debito pari a 3 milioni e mezzo di euro. Allora la differenza in cosa sta? Non nel fatto che l'amministrazione Stancanelli decise di consolidare il ponte e l'amministrazione Bianco invece di abbatterla. Entrambi avevano soltanto una strada da percorrere, che era quella dell'abbattimento. La differenza sta che l'amministrazione Stancanelli decise di non decidere. L'amministrazione Bianco ha deciso di decidere, di assumersi le proprie responsabilità, e nell'interesse dell'intera città, nell'interesse di una città che è una delle città a più alto rischio sismico, ha deciso di abbattere un ponte e quindi di attivare una procedura nell'interesse dell'adeguamento sismico della nostra città. Questo documento naturalmente sarà fornito alla stampa, ci sono dei dati oggettivi indiscutibili, si fa riferimento a delibere, si fa riferimento ad anni, si fa riferimento alle decisioni operate dalla regione,
Quindi ritengo che sia anacronistico dibattere sull'opportunità o meno della scelta operata dall'amministrazione Bianco. Da ex presidente del Consiglio Comunale mi permetto di aver vissuto una stagione, quella dell'amministrazione Stancanelli, in cui certamente si è iniziato un grande lavoro di uscita dal guado, quindi di risanamento delle casse comunali, ma quella scelta obbligata, quindi di adeguare, di riqualificare economicamente le casse della nostra città, a volte, forse spesso in quei 5 anni, è stato un pretesto per non programmare, per non governare la città. Oggi con grandi sacrifici veri, io accanto all'assessore al bilancio, grazie all'intervento del sindaco Bianco, del governo Renzi, siamo riusciti a riaprire i termini del PL35, siamo riusciti a far ottenere alla città di Catania 190 milioni di euro che ci permetteranno di pagare i nostri creditori, di far girare in città moneta, ma nel contempo non ci nascondiamo dietro il risanamento della città per non programmare. Noi risaniamo la città e programmiamo, iniziando da opere indifferibili, come disse l'assessore ai lavori pubblici della giunta Stancanelli, opere indifferibili che corrispondeva all'abbattimento del ponte del Tondo.